Ciao bellissimi, bentornati. Oggi facciamo il colpo grosso al drago rosso. Facciamo una 2 in 1, cioè vi faccio conoscere un mio carissimo, carissimo amico, una sorta di fratellone per me. E al tempo stesso visitiamo un paesino che non vi ho ancora mai mostrato, ma ce n'è così tanti, quindi non è difficile. Oggi vediamo un paese che non è piccolo e sperduto come gli altri che abbiamo visto finora. Oggi vi faccio conoscere Zompitta e Isaia, che mi odierà per averlo detto. Allora, questo è Elia, chiamato dagli amici Isaia, che è molto timido, soprattutto se non si prepara alle informazioni storiche. Esatto, perché essendo un video a carattere storico, bisogna essere informati e dare date, precisione in tutti i dettagli. Tra l'altro vi faccio notare la rigan che abbiamo inventato per fare da microfono e tenere nonostante tutto le distanze. Facciamo la prova, 1, 2, 1, 2. No, sputacchio sul microfono. Sì, siamo a 1 metro di distanza, quindi fattibile, fattibile. Ma dov'è che mi stai portando? Anzi, aspetta. Ma dov'è che mi stai portando adesso? Allora, adesso ti sto portando alle prese d'acqua che una volta potevano, far sì che l'acqua non arrivasse a Udine. Quindi siamo alla diga di Zompitta. Ma qua c'è scritto pericolo di annegamento, sei sicuro di voler fare il bagno? Allora, il bagno... no. Però annegare possiamo sempre farlo quando vuoi. Allora, in verità il luogo che adesso il mio collega vi farà gentilmente vedere... No, in verità qui il pericolo di annegamento c'era soprattutto una volta, perché prima che facessero i lavori sopra la diga, qui c'era un'enorme pozza e si venivano a creare dei mulinelli dove sono anche morte delle persone, quindi il pericolo di annegamento è riferito ancora a quella volta anche. Ma scusa, fai partire lo stesso il coso? E io parlo vicinissimo e dico, nonostante il casino! Nonostante il casino, potete apprezzare la presa d'acqua dove nascono le due rogge, che una porta l'acqua a Udine e l'altra a Palmanova. Questo è il grande vanto della cittadina di Zompitta. La cosa divertente è che lì amici le cose soprattutto quando smetto di filmarlo, quindi devo dirgli di ricominciare. Cosa sta facendo? Ma tipo mi ridici tutto quanto perché il microfono era spento. Allora, non dove c'è l'antenna, ma nella collinetta leggermente più bassa, lì c'era il castello dei conti di Savorgnano che controllavano la presa d'acqua sul torre. E ti rifaccio la domanda, se sono i conti di Savorgnano, perché la presa dell'acqua è a Zompitta? E io ti ripeto la risposta, perché siamo più fighi e più belli. E in verità non lo so, penso che con gli anni fosse più comodo costruire da questa parte, perché Savorgnano è collinosa e poi ha solo il vino, dai. Dovete sapere che tra quelli di Savorgnano e tra quelli di Zompitta c'è sempre stata una certa rivalità. Sì, ma non c'è storia! E l'amorosa di Elia, tra l'altro, è di Savorgnano, quindi... Sì, ogni tanto si cade anche in fallo, cosa ci volete fare? Ho il potere, ho il microfono. Quello che Emilio ha inquadrato è appunto la mappa della pista delle rogge. La pista ciclabile che porta a dove nascono le rogge, ossia quello che vi abbiamo spiegato fino ad ora. Quanto è bello questo microfonino? È spettacolare, però è un cono gelato. Il mio esimio collega mi fa notare che la pista ciclabile può essere suddivisa in pista per bambini semplice o vecchi e pista avventura per i più temerari, che ovviamente faremo noi. Guarda il colore dell'acqua. Dai, fa venire gola di fare il bagno.
Certo, le Aghanis lo fanno molto spesso. Ah, vedi un altro che conosce le Aghanis? Certo, ma il fatto è che secondo me per vederle tu dovevi venire a Zompitta e accamparti esattamente qui, perché qui solitamente dormono le Aghanis. Allora facciamo una X così ci torniamo. Non si vede tanto. Se non vi muovete il tirannosauro non vi vede. Adesso avete capito perché io e Elia siamo amici. Bene, qui potete apprezzare il nostro parco festeggiamenti, nonché anche campo sportivo qui dietro, che fa parte del complesso in cui la popolazione di Zompitta svolge la sua festa paesana, detta anche sagra. Lì sotto invece potete apprezzare i resti del Pignarul dell'anno scorso, perché quest'anno causa Covid niente Pignarul. E il Pignarul è sicuramente sarà argomento di uno degli approfondimenti di Simone Emilio Di Betta. Miglia. E in modo tale da spiegarvi di che cosa si tratta. Ecco, e qua invece torniamo in paese e ci ricolleghiamo alla pista ciclabile per le persone sane di mente. Eccola. Ecco, qua invece siamo tornati nel centro storico di Zompitta con la famosissima chiesa in piazza 6 maggio 1976. Cos'è successo il 6 maggio 1976? Guardate la faccia della vergogna di chi non lo sa. Cosa stai leggendo? Viele Zompitte, paeso gentil, cul se abbia l'agnol sul campanil. L'agnulot e l'agnol sul campanil. Tu che sei molto religioso, credi che l'interno della chiesa valga una visitata? Non so se sia possibile accedervi causa Covid. Nel senso, la porta è aperta perché vengono ad aprirla per tenere arieggiato e tutto quanto, ma in verità ti dico che potrebbe non essere accessibile. Bene, ecco, Zompitta, diciamo che essendo un paese abbastanza grande rispetto agli altri che abbiamo visitato, meriterebbe una seconda parte, magari durante la sua sagra. Quindi per oggi direi anche basta. Vogliamo fare un saluto a Gabro? Ma io direi che Gabriele Paravan riceve un saluto particolare e spero che ospiterà presto, Covid permettendo, miglia nelle valli del Natisone per approfondire il lato di Podutana. Ciao bellissimi!